Grazie Presidente, ringrazio anche i colleghi che hanno inteso sottoscrivere questa mozione. Cercherò di dire brevemente perché abbiamo presentato una mozione urgente e in quale contesto ci troviamo. Tutto ruota intorno alla legge regionale numero 5/2013, che come sapete è quella che disciplina in qualche modo il fenomeno, diciamo, del gioco d'azzardo, del gioco lecito a livello regionale del Lazio. Questa legge non aveva al suo interno, almeno per diversi anni, per 5 anni dalla sua approvazione, non ha mai avuto un distanziometro, ossia quella quantificazione precisa dal luogo del gioco al luogo sensibile identificato. Ora, nel frattempo, poi è giusto ricordare, anche per far capire perché abbiamo presentato la mozione, cosa è stato fatto da Roma Capitale sul tema. Come ricorderete tutti, nel 2017 c'è stata l'approvazione del regolamento sale slot e giochi lecito di Roma Capitale. Successivamente nel 2018 è stata emanata l'ordinanza sindacale 111, con la quale si disciplinavano gli orari delle macchine da gioco. Ricordo che Roma Capitale, come tutti i comuni italiani, hanno competenza nel disciplinare soltanto le macchine da gioco, quindi AVP, VLT e tutte le varie tipologie. A seguito, sempre Roma Capitale nel 2020 inaugura, tra virgolette, la piattaforma Smart, uno strumento datoci tramite legge di bilancio dal governo, con cui appunto noi controlliamo, chiaramente non ora che le sale sono ancora chiuse, ma controlliamo di regola le attività delle macchine in tempo reale, che ci segnala e segnala la polizia locale che fa parte di questo sistema tutte le anomalie delle macchine che sono fu accese fuori orario. E di questo ringrazio, me lo permetta, moltissimo non solo la polizia locale, ma anche Sogei SPA, il partner tecnologico di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ci ha supportato tantissimo nell'attivazione della piattaforma. Detto questo, Roma Capitale subisce immediatamente, pochi giorni dopo l'emissione dell'ordinanza, 13 ricorsi feroci sia al TAR che al Consiglio di Stato dopo, da parte dei concessionari del gioco. Ok, nulla di sorprendente, chiaramente. Tutti vinti, le istanze cautelari vengono respinte perché non assistite da presupposti di legge, ricorsi dichiarati infondati in fatto e in diritto. E la questione a livello giurisdizionale, almeno per Roma Capitale, si chiude in quel frangente. Ora passiamo al discorso di oggi. Il distanziometro inserito di 500 metri dopo 5 anni dall'approvazione della legge regionale del Lazio va benissimo. Addirittura in maniera retroattiva è stato inserito, cosa che personalmente posso ritenere forse un po' rischiosa, ma in quel contesto i concessionari non hanno fatto ricorso, cosa anche un po', come dire, un po' strana, visto che Roma Capitale ha subito veramente ricorsi abbastanza importanti. Ma il punto è questo: lo scorso 10 maggio l'assessore alle politiche sociali Troncarelli della Regione Lazio rassicura tutti dicendo che la legge regionale verrà applicata e che quindi anche il distanziometro in maniera retroattiva verrà applicato secondo quello che prevede la norma, quindi dal 1 settembre 2021, e che non si tornerà sui loro passi, non sarebbe tornare sui loro passi, che bisogna stare vicini alle famiglie che vivono il dramma della ludopatia. C'è stato anche un webinar ultimamente in cui era invitata la consigliera regionale Leonori, che prese anche lei il plauso per questa legge, insomma, che sarebbe entrata in vigore, che entrerà in vigore, doveva entrare in vigore fra qualche mese, ma salvo poi tornare indietro qualche giorno fa, ormai un paio di settimane fa, in cui la Regione Lazio ci dice che non potrà applicare il distanziometro, non lo farà comunque per settembre, ma forse se ne riparlerà l'anno dopo, non si capisce se sono 16 o 20 mesi di posticipo. E tutto questo va a cozzare inevitabilmente con quanto detto sinora, ossia sul lavoro che i comuni, in questo caso Roma Capitale, io parlo per Roma Capitale, hanno portato avanti da soli, perché in questo caso parliamo a questo punto che siamo soli, di fronte al fenomeno dell'azzardopatia. Ora vogliamo ricordare, no, che mille volte che ormai la patologia è assimilabile alle dipendenze da droghe pesanti. Questo non lo dico io, lo dicono i livelli essenziali di assistenza e tante altre belle norme precedenti. Con questa mozione, quindi, e poi
Faccio un altro ragionamento e chiudo. Chiediamo alla sindaca di esprimere ferma contrarietà alla proroga del distanziometro a livello regionale e a farsi parte attiva in Regione Lazio per l'applicazione della normativa, valutando incentivi e ristori al fine di rispettare. Chiaramente nel settore dei gestori, al fine di rispettare il termine del 1° settembre per l'applicazione del distanziometro. Ora faccio una piccola considerazione e chiudo. Se oggi ci troviamo a parlare ancora di questo, nonostante le regolamentazioni dei comuni, che sono stati veramente, credo, degli eroi a portare avanti da soli il lavoro, seppur molto marginale, una lacrima amara, devo dire, io devo dare la responsabilità e mi assumo la responsabilità anche di quello che dico allo stato attuale, passato e di 20 anni fa, quando sono stati introdotti tutti questi giochi e il gioco è diventato una leva fiscale. Ok, una leva fiscale. Tra l'altro sappiamo che all'interno comunque c'è un moltiplicatore negativo, non parliamo neanche di un volano dell'economia, che è quello che conosciamo, il vero volano dell'economia, il commercio non può essere una leva fiscale, è un qualcosa, un'entrata importante per lo Stato che in qualche modo comunque va a creare nocumento ai cittadini più vulnerabili. Detto questo, un piccolo accenno di tutela c'è stato tra il 2018 e il 2019 con il decreto dignità del Movimento 5 Stelle, ok, però con l'inibizione degli spot pubblicitari all'interno dei canali generalisti nella fascia oraria, diciamo, di maggiore utenza. Ora, non è che ci siamo inventati nulla, perché tutte queste raccomandazioni poi tramutate in decreto dignità erano già dall'Unione Europea nel 2014 e ancora prima parliamo della legge Balduzzi 2012, quindi il problema della ludopatia, dell'azzardopatia ce lo abbiamo già da diversi anni, quindi adesso è il momento di agire secondo noi. E come al solito in Italia non si riesce neanche su questo tema ad approvare delle normative che siano, come si dice in gergo, self-executing, ossia direttamente esecutive, ma hanno sempre bisogno di un decreto attuativo da parte del ministero competente che poi puntualmente non arriva. Tra parentesi, vedesi anche la conferenza Stato-Regioni conclusa nel 2017, dopo una ventina di sedute, è rimasta senza decreto attuativo. Quindi si parla molto del tema su carta, ma poi in pratica poco si fa, a parte i comuni che mi sento di a cui sento di fare un plauso non solo a Roma Capitale, ma a tutti i comuni con cui ho avuto contatti e che veramente stanno facendo molto. Detto ciò, vorrei spezzare una lancia, perché non lo faccio mai, ma è giusto che si faccia e chiudo, ai gestori delle sale e ai gestori degli apparecchi. Perché per quanto mi riguarda sono anch'essi vittima di questo sistema. Ora, sappiamo che esistono una miriade di giochi e che i comuni possono disciplinare soltanto gli apparecchi. Queste persone sono diventate purtroppo il capro espiatorio, o meglio le persone che sono state colpite dai comuni, anche avendo degli scontri molto forti con i comuni, perché sembra poi che gli enti locali vogliano accanirsi su di loro, ma in realtà ah, noi possiamo fare solo questo e stiamo semplicemente rispettando il programma. Ma se un comune è una piccola utilitaria che al via parte e cerca di correre, la regione è una macchina un po' più potente, diciamo una berlina che va molto piano, mentre lo Stato addirittura, posso dire, è una macchina da corsa, volendo legifera, ma singhiozza. E di certo non possiamo arrivare a soluzione e magari trovare diciamo una via di fuga da questa brutta storia. Quindi sarebbe bello che lo Stato eticamente riuscisse a come dire, riordinare, o meglio ancora, cercare di ridurre il più possibile questo settore, non tanto per diciamo, le entrate, ma soprattutto poi per le conseguenze che porta ai cittadini più vulnerabili e di conseguenza anche ai gestori, che poi sono diciamo, il bersaglio, permettetemelo, da parte dei comuni, no? Che comunque devono fare la loro parte, ma non affiancati a regioni, come vediamo, e neanche al governo, devo dire. Quindi, se posso dire, il governo dovrebbe cercare in questo caso di recuperare quei fondi in altri modi. Io non sono nessuno per poter suggerire al governo di fare delle manovre, però un esempio potrebbe essere il tema di cui si è parlato in questi giorni, ossia andare a recuperare quelle tassazioni che vengono dall'e-commerce, dai grandi colossi, no? Che tutti sappiamo che hanno sedi fiscali un po' più agevolate e quindi si sottraggono
paggono, se vogliamo, a una tassazione statale da parte nostra. E quelli sarebbero non solo soldi, senza volerci accanire neanche contro questi colossi, però sarebbero comunque soldi di contribuzione secondo il livello di progressività e di proporzionalità, no? Che viene richiesto a tutti i cittadini che pagano le tasse. Quindi magari quella spesa, quell'entrata, anzi, potrebbe essere recuperata in altre maniere, ma questo non sarò io ovviamente a dirlo, e mi sfilo dalla presunzione, insomma, di voler trovare la soluzione, un pur parler. Concludendo, insomma, non sempre ciò che prescrive la norma sembrerebbe poi corrispondere al senso giusto etico, no? Si dice dura lex sed lex, cioè la legge è dura ma è la legge. Però quando poi la norma esiste, come quella regionale, e va incontro anche a quel senso dell'etica e della correttezza, perché poi non la applichiamo? Grazie, Presidente.